Ciao Bettis.it, Ivo e Clara. Ivo sta lasciando l'Italia per andare in Romania, è un agronomo, è disoccupato in Italia, sta andando a trovare lavoro e l'ha trovato in Romania, quindi è pronto a lasciare Bari fino a un certo punto perché è molto lento Ivo, c'ha là gli scatoloni, non si muove, lo interpreta Edoardo Gabriellini. Incrocerà Clara, la quale a Bari lavora al porto a restaurare le barche, ma forse avrà dei problemi con il lavoro. Il lavoro è un problema in questo film, è un problema importante, motivazione importante dei personaggi. Ivo è Edoardo Gabriellini, il grande attore cineasta italiano simpatico lanciato da Paolo Virzì, come sapete, con Ovo Solo nel 1997, ma anche regista di due film, BB e il Cormorano, Padroni di casa, prodotto da Luca Guadagnino, che diede un grande ruolo, diresse benissimo Edoardo in Io sono l'amore, facendogli fare il cuoco contadino che seduce con la sua classe selvatica Tilda Swinton in quel bellissimo film di Guadagnino. Ok, quindi conosciamo Edoardo e sappiamo che è un cineasta molto svelto, molto in gamba, è un uomo molto intelligente. Perfetto, lui è Ivo. Clara chi è? Elena Radonjić, che è la mitica Giulia Castello di 1992, una serie TV che a me piace molto. Bella, bella attrice. Quindi, in teoria, aveva tutte le carte in regola questo film per farmi innamorare. Invece ho odiato Bannat il viaggio di Adriano Valerio. Perché? Perché Ivo e Clara sono pasciuti, sono più pasciuti, c'è una cosa che ho detestato, è appunto il Batman di Ben Affleck, com'è pasciuto, com'è poco tormentato, sempre bello, sempre elegante, sempre sorridente, no. È uguale Ivo e Clara, ma questi italiani che dovrebbero, vorrei sentire di più sui loro corpi, nelle loro parole, questo problema legato all'emigrare, questo problema legato eventualmente allo spaesamento. No, non sento nulla, sono due personaggi pasciuti, sempre ben vestiti, sempre ben vestiti pure con i vestiti poveri che hanno, sempre perfetti, sempre pulitini, sempre che passeggiano, sempre eleganti, sono pure ironici, insopportabili Ivo e Clara, li volevo ammazzare, sembrano usciti da un brutto film di Michelangelo Antonioni, tipo Al di là delle nuvole. Quindi no, non è un cinema che capisco, non è un cinema che amo, non è un cinema che ha alcun senso per quanto mi riguarda produttivo e anche per gli spettatori in questo momento in Italia su questo tema. Poi mettiamoci pure che ci sono delle strane riflessioni sul calcio, c'è un momento che scimmiotta molto Santa Maradona, quel momento molto bello di Santa Maradona in cui ci sono i personaggi che ricordano il gol incredibile di Oman Bik all'Argentina, Camerun-Argentina, quel giocatore camerunense che va in cielo 5 metri e segna di testa. C'è una cosa identica che fa Valerio all'inizio del film, non so perché, con un gol molto, molto famoso di Cassano, giovane all'Inter quando giocava nel Bari. C'è il voiceover di Gabriellini all'inizio che ricorda Ovo Sodo, non puoi cominciare un film con il voiceover di Gabriellini perché ricorda Ovo Sodo. E non lo so, c'è Gabriellini che emigra come faceva il suo personaggio in Tutta la vita davanti, sempre di Virzì. C'è Piera degli Esposti che fa un personaggio buffo e c'è anche il momento poppettino con una canzone di Rosanna Fratello, Tamo Tamo, cantata al karaoke dalla Radonjić a Gabriellini. Insomma, è un film che non mi piace per niente, mi sono profondamente annoiato. Torna il calcio vagamente, non si sa come, con la statua a Bucarest, i portieri, c'è anche un po' di mala in Romania, ma non sentirete mai nulla, è tutto molto posticcio, è tutto molto art house, è il cinema d'autore che io detesto, ma è veramente un mio problema perché volevo uccidere Ivo e Clara a mani nude già al 30° minuto del film. Candidato come miglior regista esordiente, mamma mia, al David di Donatello, Adriano Valerio, con tutto il rispetto. È la categoria dove dovrebbe vincere, forse l'unica, ahimè, perché secondo me Gig va come smetto quando voglio, gli hanno dato una marea di cose e poi zero, no, dovrebbe vincere, è la categoria in cui dovrebbe vincere quasi sicuramente Gabriele Mainetti, miglior regista esordiente, è il peggior film tra quelli di miglior regista esordiente? No! Adriano Valerio, che è un cortista bravissimo, ci mancherebbe altro, no, secondo me l'attesa di Piero Messina batte Bannat 3-0, con tre gol di Cassano, perché riesce a essere un film art house anche più orribile, presuntuoso e vuoto di questo qui, che già lo è abbastanza. È tardissimo! Bannat il viaggio! No. Ciao Bettaste.